Quel giovane uomo ce l'ha fatta, è stato salvato, lo avete visto all'ultimo momento, pochi istanti prima che la sua barca affondasse per sempre. Molti migranti, molti altri migranti purtroppo non ce la fanno. Ogni giorno, forse anche in questo momento, tra le onde del Mediterraneo, un uomo, una donna o un bambino spera che arrivi quella mano tesa, ma quella mano purtroppo spesso non arriva in tempo. E neppure il rischio di morire per terra o per mare ferma l'esodo di quelli che sfuggono la povertà estrema o le guerre. E non potrebbe essere altrimenti, viste le notizie drammatiche che ci arrivano anche in queste ultime ore. Un bombardamento, questa volta a nord di Damasco, avrebbe provocato 23 vittime e distrutto un ospedale gestito da Medici Senza Frontiere. Qui verrebbe da dire ancora una volta. La notizia è appunto di qualche ora fa, il bombardamento sarebbe avvenuto nella giornata di ieri, e ad accompagnarci in questa nostra riflessione io do il benvenuto a Don Michele Autuoro, direttore della Fondazione Missio, ben arrivato. Grazie. Al collega Piero Badalone, che è tornato a trovarci, grazie anche a Badaloni, e a padre Dimitar Tashev, responsabile del campo profughi di Gevgelia, quindi siamo in Macedonia. E collegato ai nostri studi do naturalmente il benvenuto anche a Gad Lerner. A Milano, Gad Lerner. Sì. Allora, Piero, io partirei da te, partirei dalle notizie che stanno arrivando, per la verità molto frammentarie, no? Da Damasco. Comunque il bilancio di morti è al momento comunque grave. Sembra 23, addirittura destinato che a salire. Tende a salire. Insomma, la situazione ci resta grave. Anche dei bambini. Anche dei bambini. Ancora una volta anche bambini coinvolti in questa vera e propria strage, perché di questo si sta parlando. E continua, io direi, nell'indifferenza generale, o no, Piero? Ecco, sì, forse quello che mi ha fatto accogliere con piacere il vostro invito è l'opportunità per i telespettatori di TV 2000 di capire come stanno le cose, tentare di capire come stanno le cose, perché l'indifferenza significa che probabilmente si ritengono queste notizie o quello che sta succedendo da quelle parti in Medio Oriente una cosa che non ci riguarda, e invece non è affatto così. Basterebbe pensare a tutto quello che rimbalza in Europa di questo problema, cioè del Medio Oriente, ma non soltanto gli immigrati di cui ci occuperemo, ma soprattutto gli attentati terroristici. E mi pare che i russi e in questo caso alleati di Assad, l'attuale presidente siriano, i russi stiano attuando le stesse tattiche dei terroristi che hanno recentemente colpito edifici pubblici, situazioni pubbliche, perché hanno colpito due ospedali e una scuola. Sì. E perché hanno colpito due ospedali e una scuola? Questo è il punto. Ecco. E chi c'era dietro quegli ospedali, dentro quegli ospedali? Solo bambini, solo feriti? Lerner, dacci una mano anche tu a fare chiarezza, no? Perché i vertici militari, non poteva che essere così, dopo il bombardamento, l'ennesimo bombardamento e la morte dei 23 civili, non sappiamo se ce ne sono molti altri, si sono affrettati a dichiarare che andranno avanti. Ora è una situazione che prosegue da settimane. Io ti chiedo, quale partita sta giocando la Russia lì? Guarda, mi hai fatto una domanda difficile. Prima della quale, se permetti, vorrei fare una considerazione facile, perché voi avete aperto questa trasmissione mostrandoci un giovane uomo che miracolosamente si aggrappa e viene salvato mentre la sua barca affonda e tutti i suoi compagni di viaggio sono affondati. E la mia domanda facile è: quest'uomo che stava scappando da quella guerra, dalle macerie che voi state descrivendo anche nella giornata di oggi, e che quindi, secondo il diritto internazionale, ha pieno diritto a vedersi riconosciuto lo status di rifugiato politico e di avere salvezza come chiunque scappi da guerre o situazioni analoghe. Ecco, quell'uomo che ci faceva su quella barca che affondava? Era nel Dodecaneso, nel Mar Egeo, dove la costa turca è separata dalle isole greche per una distanza che di solito non supera le 2 o 3 miglia. Il traghetto per passare da Bodrum o dalle altre località della costa turca alla Grecia è un traghetto che giornalmente in mezz'ora fa quel percorso varie volte, e che costa per gli adulti 20 euro, per i bambini 10 euro. Perché quell'uomo ha pagato
1500, d'inverno si dice anche di più, 2000 o 2500 euro agli scafisti per fare quelle poche miglia. Questa non è una domanda grande di politica internazionale come quella che tu mi hai appena rivolta e sulla quale io posso volentieri cercare di balbettarti una risposta. La Russia sta cercando di riconquistare un ruolo egemonico in Medio Oriente, non vuole mollare quella base strategica che anche nel Mediterraneo le consente di avere una sua influenza fra Cipro e la Siria, e dunque si è inserita con abilità nelle contraddizioni, nella paralisi anche dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, difendendo il suo gerarca Assad, individuato ormai anche da molti europei come il male minore rispetto ai tagliagole dell'ISIS. Questa è la risposta immediata, ma la domanda pratica che facevo prima, ecco, mi urge di più. Ecco, allora proviamo, proviamo a riflettere proprio su questa domanda, Gad. Ci facciamo aiutare da Don Michele Autuoro, che lo ricordo, è il direttore della Fondazione Missio. Una domanda giusta quella di Lerner: che ci faceva lì quell'uomo salvato miracolosamente, no, in extremis, quando la sua barca stava per affondare? Una riflessione alla quale io aggiungerei un'altra considerazione, Don Michele, perché nelle ultime ore, almeno nella dichiarazione di intenti, si è parlato di un intervento della NATO in aiuto appunto dei profughi che attraversano il Mediterraneo. Ecco, io credo che la domanda di Lerner e questa novità, sperando che questa novità sia reale, possano in qualche modo tenersi o no? Certamente, perché c'è bisogno di una sicurezza dell'emigrare. Quindi c'è un diritto ad emigrare, c'è un diritto alla sicurezza nell'emigrazione, ma anche noi parliamo anche di un diritto anche a rimanere nella propria terra, quindi anche un diritto a non emigrare. Certamente qui la condizione, davanti alle notizie anche della guerra, qui c'è solamente un dovere di aiutare le persone anche attraverso un canale umanitario e quindi anche a provvedere alla sicurezza di questa emigrazione. Non possiamo certamente non fare questo, dobbiamo fare questo. Ecco, è una considerazione questa, sì. Gabriella, sulla quale io provo a ricoinvolgere anche Piero, perché mi sembra una questione nodale, no? Lasciare la gente che scappa da guerre o anche dalla miseria, semplicemente dalla miseria, non è corretto, no? È una vergogna lasciarli in queste situazioni. Su questo Lerner ha ragione. Sì, ma la soluzione non può che essere politica, quello che si sta tentando di fare tra Ginevra, Vienna e anche il tentativo di accordo fatto a Monaco 2 o 3 giorni fa. Bloccare la guerra, innanzitutto mandare degli aiuti umanitari laddove è possibile mandarli, perché ricordiamo che sono 15 le città assediate e la popolazione che all'interno di queste città è ormai ridotta alla fame. Ricordiamo anche un po' di cifre, perché sono circa 2 milioni le persone che dalla Siria sono scappate in Turchia, ce ne sono altre che da Aleppo, la città in questo momento sotto assedio, quella che è un po' il centro del ciclone della guerra, stanno cercando di fuggire e non ci riescono. Sono 400.000 bloccati là dentro in quella città, che ricordiamo una volta era considerato un bene patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, no? E altri 2 milioni invece sono sparsi, sono fuggiti dalla Siria, sono sparsi fra Egitto, Iraq, Libano. Allora bisogna cercare di capire come, se innanzitutto, e come è possibile bloccare quella guerra per cercare di far ritornare questi profughi là. Ma su questo si sta balbettando, l'Europa sta balbettando, Piero. Ma stanno balbettando purtroppo Stati Uniti e Russia. Sì, si dice devono parlare, vogliono parlare, sì, sono parlati anche per telefono ieri Putin e Obama, ma sul campo, sul terreno si continua a bombardare. I russi vogliono una settimana di tempo prima di arrivare lentamente e progressivamente ad una tregua, ma gli aiuti umanitari devono partire subito. Ecco, questo è il problema. Io su questo vorrei di nuovo coinvolgerti, Gad, no? Per chiederti, anche alla luce, no, di questi cordoni umanitari che forse si sarebbe dovuto organizzare da molto tempo, se ne è perso fin troppo, no? E come giudichi quel intervento della NATO nel Mediterraneo, no? La squadra navale che avrebbe non solo il compito eventualmente di prestare aiuto, ma anche quello di combattere, no, il traffico di clandestini. Come giudichi questa misura?
Io credo che il traffico di clandestini si combatta sottraendo alla mafia degli scafisti il monopolio sulle rotte del Mediterraneo, che sia il canale di Sicilia o che sia l'Egeo. È assurdo che persone le quali hanno il diritto, secondo tutte le norme della Convenzione di Ginevra, di scappare dalle guerre, e mi dispiace Piero, naturalmente condivido tutte le tue analisi, ma siccome non è realistico un cessate il fuoco in tutto il vicino Oriente nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, oggi credo che la nostra priorità sia salvare i fuggiaschi. È un problema che si è posto in Europa 80 anni fa, ci sono analogie impressionanti nel comportamento, nelle esitazioni anche delle nazioni democratiche, dopo se ne avremo il tempo possiamo anche affrontarle, ma sotto i nostri occhi, questa è la differenza rispetto alla tragedia che si svolgeva negli anni 30 e 40 del Novecento. Oggi abbiamo i filmati, li vediamo mentre affogano, li vediamo mentre vengono massacrati. Che cosa vuol dire fare corridoi umanitari, che è la formula utilizzata dalle Nazioni Unite e da tutte le organizzazioni del volontariato? Praticamente vuol dire traghetti e aerei charter per le persone, per le famiglie vulnerabili, risparmiargli questa odissea, risparmiargli di essere spogliati di tutto. Ci sono paesi europei, la Svizzera, la Danimarca, che chiedono ai profughi di consegnare tutti i loro beni per pagarsi il mantenimento una volta che sono arrivati in Europa. Voglio dirvi, mi fa impressione, ma tutto sommato non mi scandalizza, mi scandalizza di più che questi debbano consegnare prima tutti i loro beni a dei criminali. Accompagniamoli in salvo, identifichiamoli, ripartiamoli in quote equilibrate fra i diversi paesi che si impegnano nell'accoglienza, e dopo avremo il diritto di dire la nostra. Però ecco, io credo che su questo non possa non concordare chi è sul campo tutti i giorni, insomma, perché padre Dimitar, no? Lei l'abbiamo detto, gestisce quel campo di Gevgela, si trova in Macedonia, che è proprio un avamposto, il passaggio della maggior parte dei profughi che poi cercano di entrare in Europa attraverso la Serbia, no? Tutto questo muoversi dell'Europa, l'Europa che sta perdendo in qualche modo se stessa, poi ci torneremo, no? Perdere tempo, non arrivare a una situazione, muoversi in maniera scoordinata, chi erige muri, chi trova altre soluzioni, ogni paese per conto proprio, tutto questo ha una pesante ricaduta su quello che accade in posti come quello che gestisce lei, come quelli che gestisce lei. Grazie per l'invito. Nell'inizio voglio dire che il mio che la Macedonia prima di tutto non è in EU. Il mio Stato ha fatto tutto questo bene per emigranti che possono passare attraverso la Macedonia, perché la Bulgaria ha chiuso, sì, lo sappiamo, le frontiere. Da agosto fino adesso sono passati quasi 1 milione. Da parte nostra, da come Chiesa Cattolica, attraverso il Caritas, noi facciamo tutto questo che è possibile. Questo che abbiamo visto sulla televisione noi non possiamo vedere, cioè attraverso la televisione, ma l'immagine triste la vediamo ogni giorno quando passano attraverso noi, cioè ogni giorno le mamme con i bambini, un poveri famiglie, ma noi come ben organizzati già diamo tutto che è necessario, cioè il cibo e poi il trasporto fino a Serbia. Dico che questo non è camp, ma è un centro transitivo che passano soltanto, possono restare 72 ore attraverso il Macedonia. Chi vuole come
restare nel Macedonia si registra come... Tra poco poi le faremo raccontare meglio la situazione. Allora, mi pare che padre Dimitar sia a contatto con quella umanità, no? Che cerca salvezza, di cui parlava Gad Lerner, invocando corridoi umanitari. Allora, spesso però ci chiediamo da che cosa scappa questa gente alla ricerca di salvezza. Allora, noi, grazie a delle immagini girate da un drone di russiawork.ru, abbiamo la possibilità di vedere come è ridotta la città di Homs, siamo in Siria, dopo 5 anni di guerra civile. Piero, tu prima, commentando l'analisi di Gad Lerner, dicevi, non so se si è sentito, dicevi, ma alla fine nessuno vuole queste persone, no? Quelli... Ecco, allora io ti chiedo, quanto è importante per capire, no, da quale situazione scappino queste famiglie, questi uomini, queste donne, questi bambini, quanto è importante vedere le immagini di una città così martoriata? Ma certo che se vedessimo quelle di Aleppo sono forse, se non uguali, addirittura peggiori. L'obiettivo di questo bombardamento intensificato da parte della Russia e da parte anche, ricordiamo, dei fiancheggiatori della Russia, cioè l'Iran e anche gli Hezbollah libanesi, l'obiettivo è quello di distruggere queste città e proprio per provocare una reazione nei confronti della popolazione civile. Ma l'obiettivo, se non ricordo male, all'inizio di questa coalizione, sia da una parte che dall'altra, non era di distruggere invece il califfato, questi terroristi di al-Baghdadi, no? Che in realtà poi portano il terrore anche fuori dal Medio Oriente, come abbiamo detto prima. Se era quello, allora non si capisce più che cosa sta succedendo da quelle parti. Perché, anziché insistere o insieme trovare un accordo per combattere l'ISIS, si stanno facendo queste guerre l'uno contro l'altro, la Turchia contro i curdi, no? Gli iraniani e i siriani contro l'Arabia Saudita. E quindi è vero che bisogna pensare anche ad assistere questi immigrati, questi poveracci che scappano, e tra l'altro la Turchia non a caso ha ribloccato un'altra volta la frontiera. Sì. Quelli che stanno arrivando da Aleppo stanno lì, sono 50.000, probabilmente diventeranno 300.000 nel giro di pochi giorni, ma certamente bisogna aiutarli, però bisogna anche cercare di capire che sta succedendo e trovare un accordo sul terreno. Qualcuno un'idea ce l'ha, e se ci sarà tempo poi vorrei raccontare. Gad, sicuramente insomma quello che dice Piero ha più di un fondamento, nel senso che poi questa situazione è così complessa che ha tante letture, quante sono forse anche le coalizioni militari in campo, insomma difficile capirla e farla comprendere. Quelle immagini che abbiamo visto, che veramente scuotono, noi le abbiamo viste grazie a un'emittente russa, ma insomma sono presumibilmente immagini ben note, no, ai capi di Stato, di governo occidentale. Allora io voglio chiederti come mai siamo arrivati al punto che non si è intervenuto prima e soprattutto non si è intervenuto in un modo totalmente diverso. Perché intervenire è molto molto costoso davanti anche alle nostre opinioni pubbliche, perché non bastano i droni ci fanno vedere le immagini e non bastano i bombardamenti aerei. Lo dico in una televisione che so essere impegnata sul fronte della pace, nella denuncia contro il commercio delle armi, e lo dico con grande esitazione, perché i movimenti pacifisti sono stati parte di tutta la mia esperienza di vita, ma è difficile immaginare un impegno in quella regione che non sia anche un impegno militare di difesa delle popolazioni sul terreno. Questo però è dopo i disastri compiuti in Iraq, è molto impopolare, molto difficile da decidersi, e ha portato diversi leader, anche
in Europa, anche in Occidente, a sviluppare una nuova posizione di realpolitik piuttosto cinica, ovvero di rimpianto dei rais, dei dittatori feroci, ma che tutto sommato sembravano contenere le dinamiche interne di quelle società così infuocate. C'è rimpianto di Saddam Hussein, c'è rimpianto di Gheddafi e c'è adesso anche non soltanto Putin ma anche Hollande, il socialista Hollande, che tutto sommato, anche se non lo può dire a voce alta, pensa che sia meglio lasciare Assad. E guardate che quelle case distrutte di Homs sono state notoriamente distrutte dall'esercito di Assad, non da quelli del califfo, i quali a loro volta hanno perpetrato crimini orrendi, ad esempio nella città di Aleppo, dove mio padre ha trascorso tutta la sua infanzia e la sua gioventù, mi si stringe il cuore a immaginare cos'è diventato quel tesoro di cosmopolitismo che era la grande e antica città di Aleppo. Ma sì, non, sul terreno militare ci siamo tirati indietro, per le ragioni che sappiamo, ma a maggior ragione sarebbe stato almeno necessario l'aspetto sul piano umanitario esatto. Avere un atteggiamento diverso. Allora, questa è una trasmissione che noi costruiamo insieme ai nostri telespettatori. Allora, come al solito, da Eugenia per i contatti. Eugenia. Sì, le immagini che abbiamo visto, le immagini di un luogo completamente distrutto, pieno soltanto di macerie e desolazioni, sono veramente impressionanti, e vederle ci spinge a chiederci che cosa si sarebbe dovuto fare e che cosa non è stato fatto. E voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere e raccontateci anche se con la vostra comunità parrocchiale vi state impegnando in un progetto di accoglienza. Potete chiamarci al nostro numero verde 822 88 96 e poi lasciarci un messaggio in segreteria, oppure potete scriverci, siamo noi @tv2000.it, potete raggiungerci su Twitter, @siamonoitv2000, o venirci a trovare sulla nostra bacheca di Facebook. Allora, Don Michele, Gad ci ha ricordato, no, la matrice della nostra emittente, ma anche insomma convincimenti pacifisti. Ma io vorrei chiederle una riflessione, no? Siamo nell'anno del Giubileo e la figura di Papa Francesco è la figura che richiama costantemente, no, questa misericordia, una misericordia che contrasta altrettanto fortemente, no, con i respingimenti in mare, con il filo spinato, con i muri, con i raid sempre più frequenti anti stranieri. Sì, innanzitutto Papa Francesco ha indetto questo giubileo proprio perché vuole richiamare la Chiesa ad essere misericordia e a vivere anche concretamente la misericordia attraverso le opere di misericordia. E una delle opere di misericordia è proprio l'accoglienza del forestiero. E in tutta quanta anche la tradizione biblica, innanzitutto anche le migrazioni sono sempre stati molto presenti, ma anche nella riflessione biblica anche l'accogliere il forestiero e accogliere Dio stesso. Quindi anche come Papa Francesco nel messaggio per la giornata dei migranti ci ha detto proprio questo, che ognuno deve sentirsi a casa e che le braccia del Padre misericordioso, devono abbracciare questi nostri fratelli attraverso le nostre braccia. Su questo non c'è dubbio, Don Michele. Io però riprendo quello che diceva Gad Lerner prima, no? Diceva, beh, se sul piano politico internazionale non riusciamo a far nulla, facciamolo almeno dal punto di vista umanitario. E allora la domanda che le rivolgo è questa, sarà banale, però è opportuno capirci qualcosa su questo fronte. Ma com'è possibile rimanere inermi e indifferenti e non essere misericordiosi davanti a immagini di bambini che vengono inghiottiti dal mare? Beh, innanzitutto, e certamente c'è tanta indifferenza, anche a volte anche sul fronte dell'accoglienza si sono registrate anche in tante comunità anche dei rifiuti e anche delle barriere, delle porte, ma allo stesso tempo anche non sempre è così. Comunque c'è anche tanto impegno anche sul piano dell'accoglienza, ma anche sul piano anche di sostenere anche attraverso anche la cooperazione, attraverso il mondo missionario, attraverso anche tante opere, anche tanti tanti progetti. Quindi in questo c'è anche un grosso impegno anche, ecco, da,
Vediamolo più da vicino, no? Questo impegno, perché su questo fronte ci sono delle novità. Tra l'altro mi veniva in mente quel richiamo di Papa Francesco che ha fatto ieri nelle periferie di Città del Messico, quando ha detto, sembra scontato ma non l'è per nulla, che rivendicava insomma il diritto a sognare nella propria terra senza dover emigrare, no? Che è molto più che assicurare una semplice sopravvivenza. Allora, un modo per contrastare queste morti assurde è, come ci diceva lei, no? Quello di tentare di adoperarsi fin quando è possibile a migliorare le condizioni di vita nei paesi. E voi come Missio, come fondazione, con Caritas, con Foxiv, state organizzando una serie di progetti, un quadro nuovo, per garantire queste prospettive di vita dignitosa. In che senso, in che modo si differiscono dagli interventi a commissionari del passato, in quale chiave, di che cosa esattamente si tratta? Beh, innanzitutto questo voleva essere un segno anche per guardare alle migrazioni sì, nella sua globalità. Nella sua globalità significa anche questo diritto a rimanere anche nella propria terra, un diritto ad emigrare, ma anche un diritto a rimanere nella propria terra, come anche dicevamo prima, soprattutto anche alla sicurezza anche dell'emigrazione. E in questo anche da sempre il volontariato, la cooperazione missionaria, da questo è impegnata, soprattutto è impegnata che le comunità anche locali siano anche aiutate per il proprio futuro. Ecco, ma in questi progetti specifici, no? Ecco, il logo è lì in grafica, sono 1000 progetti che si sta cercando di promuovere, no? Sì, 1000 progetti, così. In quali paesi? Sì, soprattutto sono i paesi da cui anche provengono anche attualmente i migranti. Questo però, e lo voglio chiarire in maniera anche proprio chiara, non vuole essere assolutamente, come alcuni dicono, aiutiamoli nella propria terra, assolutamente. Anzi, vuole essere invece un aiutare le persone a sviluppare le proprie condizioni anche di vita nella propria terra. Perché le migrazioni nascono proprio, anche come Papa Francesco ci ha richiamati anche nel Laudato Si, cioè nascono proprio anche da questi squilibri. E da questi, anche da disastri ambientali, da queste diseguaglianze, da questo sfruttamento anche di risorse in maniera anche della terra, ma anche da parte di tanti. Anche nessuno della è profugo terra. Per caso, scriveva ieri Albanese su. Sì, nessuno è profugo per caso. Però cerchiamo sì. di capire quali progetti partiranno, o se qualcuno è già partito. No, progetti già sono partiti. Che tipo di progetti sono? Sono progetti anche legati alla terra, legati al lavoro, legati anche proprio all'acqua, anche proprio a quelle che sono le condizioni anche per permettere alle persone anche di vivere e di vivere dignitosamente. Sempre Papa Francesco scriveva anche proprio nel messaggio per la giornata dei migranti che il desiderare una vita migliore anche è un desiderio che ognuno di noi si porta dentro anche, e quindi vogliamo anche aiutare le persone perché, come direbbe un'espressione del Vangelo, abbiano una pienezza di vita. Allora, vorrei coinvolgere su questo sia Gad Lerner che Piero Badaloni, partirei da te Piero. Guardando al Medio Oriente ma anche all'Africa, potrebbe essere questa la strada giusta? Beh, soprattutto per l'Africa in questo momento, certamente in futuro anche per la Siria, se si riuscirà a creare un minimo di stabilizzazione all'interno di quella terra. Ma per l'Africa è la strada in questo momento che anche finalmente l'Unione Europea ha capito che è quella giusta da seguire. E anche l'Italia, bisogna dire che soprattutto a livello di organizzazioni non governative, sta dando una grossa mano su questa linea, su questa strada. Sentiamo che ne pensa Gad Lerner. Sono d'accordo con Piero Badaloni, dobbiamo distinguere i paesi nei quali c'è un conflitto armato, aperto, con conseguenze catastrofiche. Questo avviene nel vicino Oriente, in diversi paesi del vicino Oriente, ma anche in Afghanistan. Dimentichiamo quanti sono i profughi dall'Afghanistan che arrivano attraverso un viaggio veramente lunghissimo e terribile fino alle nostre coste, e avviene in diversi paesi dell'Africa. E poi ci sono invece i paesi nei quali è davvero possibile oggi favorire le condizioni perché emigrare non sia più necessario. Ma nel frattempo è la nostra stessa geografia europea che rischia di cambiare. Io restavo molto impressionato dai racconti e dalle cifre del sacerdote venuto dalla Macedonia che è intervenuto prima, quando dice che
nel giro di pochi mesi 1 milione di persone sono transitate attraverso il piccolo stato della Macedonia, e noi leggiamo oggi di un vertice dell'Unione Europea che si è riunito per chiedere alla Grecia, con un ultimatum di 3 mesi, sigillate quella frontiera della Macedonia, teneteli tutti in Grecia. Di più, in questo vertice, un documento scritto della Commissione Europea chiede ai paesi, chiede alla Grecia di riprendersi in casa sua centinaia di migliaia di migranti espulsi, che sbarcati in Grecia erano poi andati nel nord Europa, in applicazione della, voi ridete, ma c'è scritto nel documento della Commissione Europea, in base proprio alla convenzione di Dublino famosa, e dicono se non applicherete queste norme voi della Grecia dovrete uscire dall'Europa, che mi dà come la sensazione che pur di respingere i profughi. Dico di più, in queste ore è riunito a Praga il cosiddetto gruppo di Visegrad, composto da Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, che hanno già annunciato: noi siamo pronti a sigillare la rotta balcanica. Non so, caro amico sacerdote, che cosa vogliano sigillare intorno alla vostra generosa Macedonia, ma si vogliono inventare qualcosa del genere. È come se l'Europa, di fronte a questo cataclisma, dicesse: pur di restare immune dalla cancrena, dalla minaccia che avanza, siamo pronti a autoamputarci, ci tagliamo via la Grecia, e mi come tagliarsi via un braccio. Mi permetto di osservare, Lerner, che c'è una doppia Europa in questo, no? Perché c'è l'Europa solidale della Grecia e dell'Italia, che magari anche loro malgrado, no? Vedono arrivare questi migranti, profughi, e danno loro accoglienza. E poi c'è l'Europa... Anche la Germania, non dimentichiamo la posizione della cancelliera Merkel, è molto coraggiosa, non c'è ma dubbio. C'è l'Europa un po' più quindi a nord, no? È giusto fare distinzioni. C'è l'Europa un po' più a nord. Anche. Un po' più a nord della Germania, penso ai paesi scandinavi, penso ad altri paesi che in questi mesi stanno appunto facendo di tutto per evitare che i migranti arrivino da loro, no? C'è in discussione, Gad, l'Europa intera, l'identità dell'Europa che stiamo perdendo, pezzo dopo pezzo, così. Ora, quando noi diciamo sui giornali o in televisione che la natura dell'Europa, la sua coscienza a essere minacciata, la gente può pensare che stiamo parlando di, così, di nozioni astratte, ma se invece vediamo i provvedimenti pratici che si ipotizzano, tipo quello che sto dicendo, buttare fuori la Grecia dall'area di Schengen, e guardate che se lo fanno con la Grecia è l'avvisaglia, perché poi ci arriveranno a farlo anche con l'Italia, perché è evidente che abbiamo un problema analogo, anche se oggi sono molti di più i migranti che passano sulla rotta greca, balcanica, che non quella libica siciliana. Cambia nella sua concretezza l'Europa, e noi rischiamo di essere sempre più esposti su un fronte della guerra che non sappiamo affrontare, e in qualche modo imbarbariti da questa idea che tanto non possiamo farci niente per quei profughi lì. Io qua, lasciatemi soltanto aggiungere questa notazione, nel 1938, quando c'erano circa 250.000 profughi ebrei in fuga dalla Germania e dall'Austria occupata dai nazisti, si riunivano conferenze internazionali con tutte le nazioni democratiche che discutevano: ripartiamoceli in quote, no, non si c'era può Monaco, perché siamo già lì saturi. C'era la conferenza di Evian che diceva appunto: se li prendiamo in casa nostra e spendiamo dei soldi per loro, le nostre opinioni pubbliche si ribelleranno, se li accettiamo sarà un incentivo ad altri per scappare. Gli argomenti erano questi. Noi sappiamo cosa è successo negli anni successivi: c'è stato uno sterminio di milioni di persone, ci sono stati campi di concentramento che ancora non c'erano nel 1938, e la storia non dà insegnamento, mi pare di capire.
La differenza oggi è che noi abbiamo le televisioni e lo vediamo in diretta quello che succede. Eugenia. Sì, per far parte dell'Italia solidale che c'è, dell'Europa solidale che c'è, avete parlato del percorso di 1000 progetti ed è possibile saperne di più sul sito missioitalia.it. Trovate tutte le spiegazioni e trovate anche la strada per poter contribuire attraverso la Caritas Italiana. Allora, grazie. Noi ci fermiamo, sì, per qualche attimo di pubblicità, ma torneremo qui subito per parlare di questi temi. A tra pochissimo. Bentornati a Siamo Noi, l'avete sentito, siamo tornati sul tema che ci riguarda tutti, il tema dell'esodo di migliaia di profughi in fuga dalla povertà, dalla fame, ma soprattutto dalla guerra, anzi vorrei usare il plurale, dalle guerre. È un tema, Piero, che ci riguarda se non altro per tutte le immagini che entrano quotidianamente nelle nostre case, immagini che rischiano di provocare assuefazione, che rischiano di anestetizzare anche le emozioni. Sì, è un dibattito che va avanti da sempre questo, però è anche vero che bisogna trovare, io non è che voglio fare un'analisi, voglio stare alla realtà dei fatti, bisogna trovare, o assolutamente trovare, lavorare per trovare una soluzione a questo problema, altrimenti ci fermiamo all'emozione, all'impatto emotivo, vorrei che si andasse un po' oltre. Allora, poniamoci un dato che per adesso dovrebbe essere concreto, dal primo marzo dovrebbero cominciare le sospensioni progressive dei bombardamenti, dei combattimenti. Questo è quello che prevede l'accordo raggiunto a Monaco 4 giorni fa, mentre dovrebbero partire da subito, progressivamente, gli aiuti umanitari, il tentativo di aprire quei corridoi umanitari di cui si parlava prima. Ma l'obiettivo è poi dopo raggiungere piano piano, passare dalla sospensione, dal concetto di sospensione al concetto di tregua. E la tregua vuol dire aprire un negoziato. Allora, qual è l'obiettivo di fondo? Non è che lo dico io, lo dicono gli esperti americani e russi, arrivare piano piano ad una divisione della Siria in 3 territori, in 3 stati, uno nel nord che dovrebbe accontentare Assad e lasciare questa nicchia agli alawiti di Assad, uno sacrosanto da lasciare ai curdi. È sul terzo che si sta ancora combattendo la battaglia politico-diplomatica, ma queste sono le cose che secondo me, insieme alle immagini che arrivano, dovrebbe essere il nostro compito di far sapere. Però quelle immagini, Piero, no, sono importantissime, ma come ricordava, so, e sollecitano anche risposte, perché in qualche modo ci danno la sensazione di quello che sta realmente accadendo, cosa che invece durante lo sterminio degli ebrei da parte del nazismo, insomma, di Hitler, questo come dire, non ebbe lo stesso impatto. E non ha bisogno di vederle in televisione le immagini, padre Dimitar, perché le vede dal vivo lavorando ogni giorno. Padre Dimitar è responsabile del campo profughi, lo ricordiamo ancora una volta, di Gevgelia in Macedonia. Sì. Allora, la cifra che lei ci ha dato all'inizio, e giustamente la sottolineava Gad Lerner, 1 milione di persone in meno di un anno transitate in Macedonia. Sì. Una cifra davvero incredibile, enorme. Io prima di chiederle le persone che lei incontra tutti i giorni in quel campo profughi, con le loro emozioni, le loro storie, le loro aspettative, io le chiedo che cosa pensa di Gad Lerner quando l'Europa sa dare come risposta alla Grecia quella di sigillare il confine con la Macedonia e nient'altro. Lei che sensazione ha di questa Europa? Sigillare significa chiuderla. Cioè, alzare il muro. Impedire il passaggio del confine. Lei che pensa di questa Europa? Penso che questo non sarà bene, di chiudere. È un atto antiumanitario. Perché questo è antiumanitario, sì. La mia domanda è quale altra strada prendono se per tutti ogni chiudono? Sigillo si apre un'altra strada, ci dice. Allora sì, ok. Se c'è altra possibilità, sì. Se... Dubito. Però lei a questo punto ci racconti le persone che lei incontra, no? Il campo profughi, se non sbaglio, ospita 2000 persone. Sì. Quante famiglie ci sono accolte nel campo profughi? Quanti bambini? Quante storie lei ha in modo di incrociare? Ci sono tante bambine, famiglie, cioè 660% sono uomini. Dicono che 15%, no, cioè 40% sono gli uomini più le donne, e altri sono 15% sono i bambini.
Ci sono molti bambini. Tante famiglie. Tante famiglie. Queste persone, no? Che sì. arrivano attraverso la Macedonia, poi noi stiamo vedendo delle foto nel frattempo. Che si cercano di erigere muri, fili spinati, cercano altri varchi, sì, sì. Diventando ogni giorno più vulnerabile, affidandosi a chi lucra su questo passaggio, no? Con che aspettative arrivano? Cioè, sanno anche che cosa attendersi dall'Europa? Sono consapevoli di un clima che sta cambiando? Penso che è più per una vita più sicura, cioè perché nella guerra sappiamo che non la trovano. E di molte famiglie che ho incontrato vanno in Germania o altre, ma non sapevano dove vanno. Cioè con una speranza, ma quale speranza non possono dire, perché pensano che la vita sarà migliore. Sì. Padre Dimitar, queste persone, no? Che sì. tentano il passaggio, no? Sì. E tentano di arrivare spesso appunto nel nord Europa, quante di queste, secondo lei, se venissero respinte, proverebbero una seconda, una terza, una quarta volta a passare? Quanti tentativi, secondo lei, queste persone per disperazione respinte sarebbero pronti? No. Sarebbero disposte a tutto. Sì. Senta, padre Dimitar, io so che i bambini all'interno del campo profughi amano disegnare, no? Sì, sì. Si esprimono così, disegnando. Ci può dire che disegni fanno? Guardo varie spinte, cioè fanno un ringraziamento per qualcuno, poi fanno anche questo che si succede nel suo stato. Un elicottero, un aereo che bombarda. Una bambina di 4 anni. Io ho visto che fa una bambina piccola, lo sente questo, cioè da piccola è piena di queste storie, cioè questo che lo vede. È un'infanzia già negata questa. Sì, sì, sì. E, padre Dimitar, di che cosa c'è più bisogno in questo momento? Di vestiario, medicinali? Di tutto, ma penso che da noi facciamo tutto, perché quando entrano per registrare, prima di registrare noi distribuiamo il cibo, e poi c'è un UNICEF che prende quando restano per un'ora prima di registrare, vengono da UNICEF a prendere le mamme con le bambine e li portano nelle due stanze dove si preoccupano, dove danno tutto che è necessario per bambine, per le mamme, ci sono che si preoccupano per giocare, insegnare, per un po' di non pensare negativo, cioè per tutto questo che sono passato. Gad, io vorrei chiederti, no? Abbiamo detto le immagini, queste immagini che ci inondano, quanto sono importanti, nello stesso tempo il rischio anche, no? Di assuefazione. Io vorrei chiederti, secondo te, come si può raccontare, no? Questo un po' investe, una riflessione che investe il nostro mestiere, ma non solo, tutto questo, in modo che le risposte non siano scontate e non lo sia neppure la riflessione. Penso adesso in questo momento c'è un film che aspettiamo nelle sale, un documentario che sta incantando anche Berlino, Fuoco a mare, no? Che racconta questa realtà. Come si fa? Credo che ci sia un grande contrasto anche dentro a ciascuno di noi tra il voler sapere e il preferire l'ignoranza in qualche modo. Un altissimo dirigente, manager televisivo, nei giorni scorsi mi ha detto: sai Gad, mai come in questo periodo stanno andando bene nell'audience, nello share, negli ascolti, i programmi più futili, più allegri, quelli in cui si parla d'altro. E a me è venuta in mente la Belle Époque, per tornare al Novecento, l'epoca cioè nella quale vedevi i nuvoloni che si addensavano intorno alla tua vita e però proprio per quello volevi godere e volevi non pensarci. Poi nelle grandi televisioni il tema
immigrazione, guerra, viene affrontato nella forma della commedia dell'arte, mi viene da dire, la disputa che si ripete sempre uguale, nella quale ci vuole la parte del cattivone, ci vuole la parte del buonista da irridere, e la gente spaventata. Questo è, diciamo, il modo di trasformare in commedia ciò che sta capitando. Io sarei davvero per l'esercizio di una pratica concreta. Il campo che ci è stato appena descritto in Macedonia ha solo 2000 posti. È un campo molto piccolo se paragonato a quelli, ad esempio, stanziali del Kurdistan, della Giordania o del Libano o della Turchia. Perché? Perché un luogo come quello deve essere, deve restare un luogo di transito verso la salvezza e verso la civiltà. Bisogna che questi 2000 cambino continuamente nel giro di pochi giorni, dopo le prime cure, dopo le visite mediche, con uno smistamento intelligente. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie. Io mi chiedo che male possa fare, che tormento possa provocare l'immagine di una bimba che ha come immagine nella propria testa quella di disegnare un elicottero che bombarda il suo paese. Questa sarebbe una riflessione da approfondire. Il tempo a nostra disposizione, dicevo, è scaduto. Terminiamo un po' prima del solito, perché adesso diamo la linea al diario di Papa Francesco, che ci accompagnerà verso la messa che Papa Francesco celebrerà fra pochissimo alle comunità indigene del Chiapas. Insomma, continuiamo a seguire l'importante viaggio apostolico del Pontefice in Messico. Noi invece ci vediamo domani, come sempre, puntuali 15:20. alle 15:20. Grazie e a domani.